Ciao gente, direttamente dal cuore il dottor Maurizio Lodi, la vostra linfa vitale della tua vita. La gallina razzola il terreno. Guglielmo Marconi è inventore della radio e noi di Letteralmente Radio Yoga Network. Siamo il nettare dell'etere in streaming, audio podcast 365 giorni su 365 day. Canalizzatevi. Buona serata, o meglio, buonanotte, ma dipende se ascolterete la replica di mattina, di pomeriggio o come state, eh? Magari in questo momento, per coloro che ci ascoltano in diretta, saremo quattro gatti, non di Vicolo Miracoli. Ma perché oggi? Perché oggi parliamo di canzoni e abbiamo tanti ospiti qui a Letteralmente Radio Network, dallo Studio Zero Rete Ferrara. Sto parlando proprio dallo studio centrale, che è una meraviglia, tutto dipinto di azzurro cielo con i delfini che fanno salti di qua, salti di là. Io invece voglio fare un salto verso il Veneto. Sì, lo voglio fare perché oggi, veramente lunedì 17 agosto 2020, e come ho detto nelle altre puntate, ancora è lunedì 17 per coloro che ci ascoltano in diretta, ma oggi la notturno Tau la vedo un po' strana, perché secondo me c'è poca gente. Infatti non riesco a contattare nessuno, tipo Nadia, tipo Alessandro, tipo Loris, Maria Grazia. Allora, cominciamo invece da lei. Lei. Anzi, forse no, forse è meglio però Laura, così sapete di chi sto parlando. La sentiamo tra 2-3-4 minuti, perché voglio dare la buonanotte a lei. A lei, sì, la do la buonanotte, Bene, vediamo se ci riusciamo, perché io prima di farla andare a letto vorrei dargli la buonanotte, Allora, vediamo se riusciamo a rintracciare. Ecco, allora, Nadia non risponde ancora, va bene, allora cominciamo a dare la buonanotte e poi subito lei, Laura, Laura, che spero che ci stia ascoltando, Eccoci, Maurizio. Ma buonanotte. Oh, guarda, io sono qui seduta sull'aia a prendere il fresco. Oh, ho che bello. Ho appena finito di cenare. Che bello. E lei ogni tanto sorseggia, dalla fontanella, sì, l'acqua. Sì, che sì, meraviglia. Sì. Ecco. Veramente benissimo, guarda, posti belli. Che bello. Oggi è andato un po' così, è un po' eccetera. Poi sono venuti i vigili del fuoco che hanno sbagliato la strada. Perché? C'è tutto un caos. Veramente, hanno, vabbè. Ma hanno sbagliato? Sì, hanno sbagliato. Incendio? Ma non so dove, perché loro avevano dato un indirizzo, ma in realtà proprio erano fuori zona. Non so, sì. Cos'è questa storia? Deve essere l'effetto del dottor Loris. Allora, che Loris. Ecco, siamo qui in diretta mondiale, perché io vorrei farti sentire anche una star al telefono, così gli dai la buonanotte, sì. Che lei è piena, sì, di idee, di innovazione, qui si dorme poco, e si chiama Laura, Se vuoi te la, sì, chiamo. Ok. Ecco, così vediamo se riusciamo a fare... Riusciamo a prendere due piccioni con una, diciamo, una frasca, Ecco, perché sai, bip bip, visto l'orario, sono le 22.08 e 34 secondi, 29 decimi, Che giorno è? Sì. Ti ricordi che giorno è? Oggi è lunedì. Ah, lunedì 17, Che bel numero. Infatti è successo di tutto di più, anche perché dovevamo parlare questa sera di social, Pronto? Pronto! Eccoci, ci siamo, spero. Ma siamo in feeling eccezionale, ci diciamo anche pronto insieme, cosa vuoi di più? Sì, cosa vuoi più dalla vita, dicevano, una pubblicità. Allora, io vorrei farti sentire
Vorrei farti sentire perché siamo in linea con un'altra persona, però. Maria Grazia, ci sei? Maria Grazia? Come mai che non mi sente? Non so, la regia di là, cosa dice? Cosa succede? È caduta la... Dimmi! Maria Grazia, ci sei? Pronto? Sento parlare molto lontano l'altro telefono. Eh sì, che ma... Maria Grazia. Ma deve essere successo qualcosa. Un attimo. Infatti io non la trovo più. Aspetta un attimo. Deve essere caduta la linea, qualcosa. Allora. Non ho capito. Pronto, direttore, mi dica. Ecco, esatto, bravissima, direttore. Allora, dovresti salutare la collega. Ecco, dovrebbe essere in linea, perché la regia mi dice che è in linea. Nadia? Come si chiama Maurizio? Un attimo. Ecco, dovresti avere in linea anche la Laura. Laura Monti? Io sono qua. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ciao Maria Grazia, molto lieta, piacere mio conoscerti. Beh, mi fa piacere. Di dove sei? Io sono di Verona, provincia. Ah, ma ci siamo sentiti anche l'altro giorno? Ci siamo forse sentiti durante la trasmissione dei migliorini? Sì, sì, sì. Era sì. Il compleanno della tua mamma? No, della mia no. Non c'è allora mamma. Scusami. Ho capito. Laura, ti confondi, sai con chi? Con la Susi, che oggi è la festa a Monteveglio. Ecco. Ah, ho capito, scusa. Ecco, che era il compleanno della mamma nella trasmissione di Parla con me in musica di Alex Migliorini. Sì, sì, ora mi ricordo. Bravissimo, Maurizio, bravo. Vabbè. Alcuni io dicono, giornato, dicono Maria Grazia, alcuni dicono dove c'è la Monica Bellucci, dove è nata la Monica Bellucci. Wow, che bello! E abita vicino a casa mia. Ho capito. Bene. E poi non so se conosci anche Marta Pierucci. No. Anche lei di Città di Castello, ho capito. Gips, ecco. Marta Pierucci Gips. Esatto, Gipsy, che è una denominazione. Tra l'altro noi, che più tardi forse, se riusciamo a collegarci con un regista, pensavamo di metterla anche, e penso che Laura Monti la conosce bene, perché non conosce solo G. Gold di Roma, ma non è G. Gold, è sì. G, aiutami, Gold TV. Ecco, Gol TV di Roma. Gol TV. Ecco, Gol TV. Gol TV, Gol TV, insomma, di Roma. Ma la metteremo probabilmente anche in un format televisivo sulla 8, la 9, se riusciamo. Però, wow. Vedi, ci vuole un applauso per il dottore. Bravo Maurizio. Me lo fate bravo, insieme? Maurizio. Bravo, di fartelo, bravo. Se no me li metto io sugli applausi elettronici, ma io voglio sentire dal vivo. Lodi, come dice bravo Maurizio. Lodi by Lodi. C'hai anche il cognome, Lodi, Maurizio Lodi, bravissimo. Eccoci. Come quello del mezzogiorno là su Rai 2, no? Lodi. Esatto, che tra l'altro è una città in Lombardia, Guardi, no? Ecco, in Italia, continente Europa, e Lodi, in Lombardia. Anche. Ma sì. La novità invece di Laura Monti, quale sarebbe? Così lo diciamo per la prima volta in esclusiva mondiale, non lo sapevo nemmeno io. Cosa? Della nuova serie? Sì, vuoi sapere? Esatto, come si chiama? Esatto. Tu sai già che io ho già altre piccole rubriche che sono nate col lockdown e che io continuerò a portare avanti perché hanno avuto il loro bel successo. La prima a nascere sono stati i Musicarelli sono canzoni d'autore degli anni 60, che bello, le vecchie chicche. Gli anni più belli, Grigo,
di Endrigo, le canzoni di Bibi, quelle che ci stiamo dimenticando. Come dici, Maria Grazia? È il cantante mio preferito, Sergio Endrigo. Ah, mio padre. Io conosco anche la figlia. Mio padre, ti dico, vabbè, ora non c'è più, era Claudio Villa. Davvero? Sì, una classe. No, ma. E Maurizio, tu sei figlio di Claudio Villa? Ma ascolta, mio padre poi è tifosissimo ancora di Orietta Berti. Io mi ricordo che mi aveva portato in una festa. Delle spighe, mi sembra, sì, una festa delle spighe, che ora purtroppo non ci sono più queste situazioni di sagre, poi peggiorerà ancora la situazione. Beh, e guarda, c'era Orietta Berti storia. E c'era tantissima gente, altro che assembramento, e cosa è successo? Lui è andato sul palco per avere una fotografia e un autografo. E da lì probabilmente io sono nato in mezzo al teatro, alla televisione, poi alla radio. Ecco, probabilmente può essere stato anche quello l'input. Comunque, chissà. Ecco. Maurizio, ti posso fare una domanda? Sì, sì. Se sono in grado di rispondere. Tu hai conosciuto per caso Sammy Balbot? Ah, beh, purtroppo no, ma ho avuto sempre una grande simpatia sia per lui che anche per lei. Per me è stato un grande negli anni 1978-1980 nella televisione, sia nazionale. Aria di casa mia cantava molto, sì, bella. Esattamente, sì. Sammy Borbò, Aria di casa mia. Sì. Se anche la Jacqueline dà la conferma, sì. Ecco, perché oggi sono scappati tutti, i registi, non ho nessuno. Non si sente più, non si ritrova più. Volevo sapere se sai dove si trova. Ma sai, io tanta gente li ho persi, tipo anche Dori Ghezzi. Io veramente, per me è una star nata, come anche... Ma Dori Ghezzi ormai è anziana, Sì, insomma, è vero. Tieni ancora per la memoria di André. Sì, ma noi abbiamo una gran passione, ad esempio, per il cinema della Gina Lombrigida, ancora quanto facevi film Pane, Amore, Fantasia, eccetera. Sì, ho capito, ma era una bellona maggioratona. Ecco, ma a livello di canzone, teatro, simpatia, cabaret, un performismo... Gabriella Ferri, cioè per me... Gabriella Ferri era una grande. Io sto riscoprendo un po' anche il suo repertorio, sono in collegamento via Facebook anche con Alberto Laurenti, che ha la Onlus proprio dedicata alla Ferri, e ha una cantante insieme con lui che si chiama Nadia Natali, che canta benissimo le canzoni della Ferri, le canta tutte, accompagnate con la chitarra, bellissimo. Che poi lei non si esibiva solo in teatro, ma ha fatto anche qualcosa a livello televisivo, tipo Mazzabubù. Sì, Mazzabubù, certo. Chi non l'ha visto Mazzabubù? Ma che spettacolo. Cioè... Laura, visto che io... Dimmi. Scusa se ti interrompo, posso sapere la tua amicizia? Certo. Ma che bello. Bene. Non è un problema. Brava, non è un problema. Che possiamo... spettacolo! Oh, che bello, ma dobbiamo essere tutti uniti. Ma io credo che, guarda, una radio di grande valore come la nostra, credo che non esiste, sarebbe da inventare. La mia amica 3 ore fa mi diceva, ma perché non facciamo una radio in FM nazionale? Io ho detto, ma ci vuole un bel coraggio al giorno d'oggi, che tra 5 anni viene chiusa la FM, ragazze. Cioè, come si fa? Come si fa? Cioè, io potrei anche pensarci, però direi proprio di no, è un no negativo proprio al 100%. Un DAB Plus si può pensare, però ci vogliono nuovi sponsor e al giorno d'oggi trovarli, visto i tempi. È un po' difficile. No, è perché siamo in pochi, non è che posso fare tutto io, certo.
Adesso almeno per, io la lancio così, come ho già detto anche nel nostro consiglio direttivo di partecipazione e nostri interni. Io per 5, 6, 7 anni credo di fare quello che sto facendo ora. Dopo poi potremmo fare ben tanto altro. Ma prima ho dei vincoli, ecco, come una scheda SIM telefonica o un contratto energia elettrica, acqua e gas, abbiamo dei vincoli. E bisogna fare delle scelte perché, ripeto, nel 2023 a gennaio ci può essere confusione anche per il digitale terrestre, il nuovo T2, il nuovo fantomatico T2, la nuova televisione interattiva che verrà. Addirittura si può vedere su un canale che mi sembra sia 930, sto perdendo anch'io. Pensiamo a un altro utente, cosa capisce? Sul 930 col telecomando cosa vede? La nuova televisione HTT Try, che è l'interattivo, ad esempio, se uno preme il telecomando 930, ma ve lo dico più tardi, ma secondo me non è 930, deve essere un altro numero lì in circa, può vedere 4, 5, 8 canali di lingua straniera. Pazzesco, eh? Pazzesco. Di lingua straniera, senza sottotitoli in italiano, no, nulla. Tipo come un canale satellitare attuale. Io però vorrei sapere una cosa da te, perché io te lo dico da mamma di un 25enne, Ehi là, che vai la con televisione liscio. non la... ma Sono le la 22 e televisione non la 20, guardo. eh? Laura, sono le 22 e 20, 56 secondi e 39 decime. Lunedì 17 agosto 2020, così lo ricordiamo, non l'abbiamo ancora detto. Prego. Bene, allora dicevo che io ho un figlio di 25 anni che la televisione la snobba totalmente, quindi snobberà il decoder, Sky, tutto quello che sono i vari canali praticamente sia a pagamento che altro, perché lui l'unica cosa che guarda sono i film in streaming. Sì, diciamo che ti fai un palinsesto tuo e almeno vedi un prodotto, ma a volte a pagamento, a volte no, e ti segli il tuo web podcast audio, video e poi ti guardi senza disturbi, anche pubblicitari, banner, ed è bello. Così, ecco, allora il numero ho indovinato, è il 930, copertura nazionale, si chiama Try HBB TV. Eccolo qua. E cosa succede se io vado sul 930 in tutte le vostre televisioni? Cosa succede? Ecco, vedete un cartello con un dito indice che preme il tasto di un telecomando. E viene la scritta, ragazze, per informazioni su come accedere ai canali interattivi, scrivici su WhatsApp. Il numero è 339 18 18 529. Lo ripeto per coloro che ci ascolteranno in replica, più lentamente, così gli diamo possibilità di prendere un post-it, una matita. Vedo signora che lei ha preso una biro che non scrive. Allora, ripetiamo il numero. Per WhatsApp potete inviare un messaggio per informazioni 339 18 18 529. Questa sarà la nuova, una dei tanti canali, nuova interattività televisiva che partirà a breve. Io però, furbo, come al solito, sono curioso a vedere questo servizio. Ho mandato un WhatsApp da circa 2 mesi e mezzo, più o meno, 3 mesi forse, siamo lì. Dopo controlliamo in database, perché tutto viene registrato, da me documentato. Nessuno ha risposto. Ecco, servizio di informazioni, ecco. E viene diffuso sul multiplex, non LCN, attenzione, come molti fanno confusione, multiplex 57. Ripeto, chi va con la Ma tu ricerca. Ma... parli radiese e io capisco poco, a dire la verità, Lo di so. tutte queste cose che tu Ecco, dici. sai cose, queste Laura. notizie, ecco, tu dici bene, cara Laura Monti, dovrebbero essere pubblicate, chiare, semplificate sulla Gazzetta Ufficiale, perché nemmeno i consorzi,
nemmeno gli antennisti sono in grado di capire cosa sta succedendo per il futuro. Infatti io sono preoccupato per il nuovo digitale terrestre televisivo che si chiamerà T2, come verrà affrontato tutti questi parametri, eccetera, perché è molto complesso. Secondo me slitterà, visto tutti questi problemi di pandemia che sono in questo momento. Uno è l'ultima cosa che pensa la televisione. Esattamente, e questo io te lo dico per esperienza. 4 giorni fa avevo, niente di speciale, uno zio che l'avevo già spiegato 5-6 volte questa storia, ogni 2-3 mesi che ci vediamo, non c'è verso, non riesce a capirlo. Perché? Perché manca informazioni. Ci sono miriadi di canali, bene, ne abbiamo 419, 440 per ogni regione italiana, bene. Ci vuole un canale, magari l'ho già detto 30.000 volte al MISE, Ministero Socioeconomico, di mettere un canale informativo, che ce ne sono degli inutili, dei canali inutili, doppiati, triplicati, che non servono nulla, e canali inesistenti, che forse arriveranno, forse si spegneranno, non si sa. Ecco, ci vuole un canale, secondo me, informativo, dove tutto quello che io dico viene scritto direttamente, così uno vuole delle informazioni più dettagliate, antennisti, consorzi di antenne, tecnici di alta frequenza che anche loro si trovano in difficoltà, ringraziano me, Giovanni e altra gente del nostro gruppo, del nostro centro multibrand, che diamo sempre supporto da 13 anni gratuitamente e veramente sempre bla bla bla, parlare, ma è anche fatica parlare, e Laura Monti ne sa qualcosa, perché quando si esibisce, prima c'è un preview, prima di esibirsi nel palco, dico bene? Beh certo, si saluta la gente, deve colloquiare, preparare anche la parte artistica, controllare i tecnici che i mixer, i microfoni sono al punto giusto, non vanno in distorsione, fischiano. Sì, non c'è che si fa, si dice. Prima c'è da piantare il palco, però tante volte hai il service. E poi fai il check prima di metterti a fare lo spettacolo. Ecco, tornando a quello che invece sta succedendo in questi giorni, che è stato deciso la chiusura, ad esempio, della discoteca, sale ballo, dalle ore 18 fino alle 6 del mattino. Ma la gente ci pensa che non c'è solo un gestore, non so, di una discoteca o della sala da ballo, ma ci sono dei tecnici da pagare, eccetera. Perché, vabbè, loro dicono, ma li pagheremo, eccetera. Ma quanto, come li pagheranno? Nel 2021 o come? Perché non è semplice come sembra, non è molto chiaro. Guarda Maurizio, che tu stai toccando un tasto dolentissimo, perché tu sai che tanti di noi purtroppo stanno a casa perché altrimenti si svaluterebbero. Io sono una di quelle, cioè non puoi andare a cantare per una pista, capisci cosa intendo? Oppure anche per una festa privata, una festa di matrimonio, a parte che ultimamente si sposano in pochi. Ecco. Non si possono sposare per il discorso del Covid, quindi siamo sempre appunto a capo. Ecco, perché, vedi? È una situazione che non lo so. Poi se ci saranno altre fasi più, diciamo, cruente, eccetera, che ci saranno delle manifestazioni a ottobre, a novembre, auguri. Ci può essere anche la chiusura totale, non solo una parte oraria. Ma io non riesco a capire perché fanno di tutto un erba un fascio. Perché poi alla fine nelle sale da ballo, quelle di liscio, praticamente quelle da balera, non ci sono assembramenti, c'è poco, hai capito? Li trovi degli assembramenti veramente particolari, veramente grossi, sono nei bar che fanno movida. Certo. Hanno fuori praticamente che fanno l'happy hour, tutti col bicchiere in mano. Musica a palla, lo sai benissimo anche tu, sono posti frequentati, diciamo, da under 40, da gente che è sotto i 40 anni, però lì sono sovraffollati, sono sovrammucchiati, ma succede dappertutto. Noi qui a Verona avevamo fatto molti appelli a questi bar
e tenessero la gente che non si assembrasse, oppure con la mascherina. Non riuscivamo a far stare a casa i ragazzi all'inizio. Queste sono cose particolarmente, sono cose fastidiose. Allora, sì, ci vorrebbe un comitato, ecco, bisognerebbe fare un comitato nazionale che ogni regione ha le sue problematiche, che conosce le discoteche, conosce i parchi dove si possono qualcuno esibire, eccetera. Ci vorrebbe tipo un monitoraggio di qualità del territorio, perché mi sembra questa situazione che ha colpito più quelli che lavorano nell'ambito dello spettacolo, perché anche noi organizzazioni eventi facciamo quasi nulla, per dire niente, interviste esterne. Io dovevo iniziare a collaborare con la Prestige, che sai che è quella che fa le feste di piazza con i mimi, con le cantanti, che fa gli spettacoli particolari, no? E mi sono ritrovata a casa, cioè ero andata a fare il colloquio e mi sono ritrovata a casa. Vabbè. Io veramente, guarda, dopo questo io non voglio nemmeno di mettere su qualche sacchetto, qualche intermezzo musicale, perché credo che stiamo arrivando, non dico una situazione underground, Maria Grazia, perché io vorrei sentire anche il tuo parere, Maria Grazia? Ti do pienamente ragione, Maurizio, ecco. Hai veramente ragione, tutte le tue parole sono veramente vere. Diciamo sono sacre, ecco, diciamo sì, questo. Sì, sì. Io lo dico sempre, che noi dobbiamo ringraziare il nostro maestro supremo, noi probabilmente siamo i seguaci, di Guglielmo Marconi, che senza lui noi non esisteremmo. Radio, televisioni, speaker, perché chi fa e chi lavora nello spettacolo, nel teatro, nel cinema, perché anche il cinema è messo così, ragazzi. Sono stati interrotti, certo, non solo film, anche ma in Italia. Ma hai sentito poi che è chiuso il Sistina, sì, a Roma? Sì, lo so. Un altro problema è che questo, Laura. Lo so. Chiuderanno i teatri perché non ce la fanno più, perché non hanno più il sostentamento del pubblico. Anche lì, le sponsorizzazioni private, tu sai benissimo che se non c'è spettacolo, se non c'è l'entrata, nessuno investe. Ragazze, ci fermiamo, ragazze, per 28 secondi e ditemi tutti e due insieme: viva Guglielmo Marconi! Viva Guglielmo Marconi! E tu, Laura? Ma lo dobbiamo dire insieme, lo dobbiamo dire, quindi dacci un attacco di magari uno, due, tre. Sì, infatti. Allora, bene. Adesso faccio come Gennaro Olivieri e Guido Pancaldi di Je suis sans frontier. Che peccato che mancano, Giochi senza frontiere, ve lo ricordate? Ma certo che ce lo ricordiamo, ero piccolina ma andava. Ecco, col fischietto facevano 3, 2, 1. Viva Guglielmo Marconi! La gallina razzola il terreno. Guglielmo Marconi è inventore della radio e noi di Letteralmente Radio Yoga Network siamo il nettare dell'etere in streaming, audio podcast 365 giorni su 365 day. Canalizzatevi. E voilà, signori, siamo rientrati. Guglielmo Marconi. Ecco. Ancora, continuano, ancora, gridate pure, Guglielmo Marconi, viva Guglielmo Marconi! Viva Guglielmo Marconi! Fantastico, questo vuoi è il bello. Vuoi che te lo canti anche? Vuoi che te lo canti? Dai, provaci! Evviva Guglielmo Marconi! Brava! L'inventore della radio, ecco così. Prova. Brava, dobbiamo scrivere una canzone per lo Zecchino d'Oro. Ah, ma guarda, noi conosciamo non solo i direttori di rete, direttori di produzione, chissà, mai dire mai, si può lanciare. Magari ha un bel tema di educazione. Io parlavo con altri autori che praticamente dicono che l'originalità delle canzoni sta sul fatto appunto che bisogna presentare. Non scelgono mai lo stesso argomento. Io non penso
che è una canzone che parla di Guglielmo Marconi, pare sia mai stata scritta. Sì, penso anch'io che hai ragione al 100%, bisogna coltivare questo. Perché mi ricordo una, se fossi Leonardo quante cose inventerei, però Guglielmo Marconi non ricordo niente. Sì, anche perché ti dico dove è nato Guglielmo Marconi, nel 1890 a Villa Grifone, in provincia di Bologna, Sasso Marconi, ecco, lì fanno anche delle conferenze per il futuro della fibra. E questo è una situazione che lì partecipano anche della gente del MISE, Ministero Socio-Economico, in formato privato, a Villa Grifone. E proprio quando tu vai in quella villa si vede proprio la statua di Guglielmo Marconi. Di Guglielmo Marconi. In questo parco Villa Giardino, che è uno spettacolo immenso, posso dire, come la canzone di Amedeo Minghi, immenso. A proposito, ragazze, ma voi sapete che lui, il maestro Amedeo Minghi, che ora, vabbè, ha i suoi annetti, ha fatto anche lui una radio. Ha compiuto recentemente 80 anni. Ecco, pensa che ha fatto anche lui una radio, si chiama Radio, no, Primula Radio, ed è in web, solo in web. Ah. E trasmette tutte le sue canzoni e qualche stacchetto. Non ha pubblicità, assolutamente. Io l'ho conosciuto nel 92, che era insieme a quel ragazzo che poi è morto purtroppo, che cantavano insieme una canzone per le nuove proposte. E io ero Sanremo con Mengoli. Con Mengoli? Cioè Sanremo. Pietro Mengoli? Pietro? Con Paolo Mengoli. Ah sì, no, con Paolo, scusa. Ecco. Paolo, sì, ho capito. Di Ferrara, se non erro. No, no, lui è di Bologna. Di Bologna? Ah, io lui l'ho è pure di Bologna. Ah, Bologna centro? Penso di sì, perché a me hanno raccontato dei vecchi appassionati che lui era l'antagonista di Morandi all'epoca. Ah, guarda, ne parlo con una direttrice, che tra l'altro anche lei ha una web TV, vedi il caso che non esiste, Marzia, dove c'era il grande Silvano Silvi, da meno di un mese ha raggiunto il mondo spirituale anche lui, ed era un conduttore televisivo, un conduttore di format non solo demenziali, ma anche cabarettisti e anche con musica di Filuzzi, Liscio, eccetera. Grande Silvano Silvi. Ma tu lo sai perché che differenza c'è tra la Filuzzi e lo Jacqueline? Ops, no, negativo. Ops, la Filuzzi è una scuola di Liscio, una delle due scuole emiliano-romagnole. Allora, il Liscio della Filuzzi è passeggiato, il Liscio della Jacqueline invece è corso, che sarebbe quello romagnolo. Ah, però, interessante questo. Che Jacqueline era praticamente... Il primo violino, adesso mi sfugge il nome di questo personaggio, che dovrei guardare su Wikipedia. E praticamente questo signore era il primo violino dell'orchestra di Arturo Toscanini. Sì. E andava in giro per le feste di piazza, era di Cesena, e andava in giro per le feste di piazza con la sua orchestra e ha inventato il Liscio. Che cosa significa? Praticamente da che cosa è nato? Perché una volta i vari palcoscenici erano fatti di assi di legno e quindi le scarpe quando ballavano facevano un verso strano, una psh, capisci? Quando scivolavano, che giravano a coppie, e da lì è nato il termine liscio. Ma guarda te, questo mica è un... Dovresti dirlo, perché adesso magari salutiamo la Maria Grazia, che gli diamo la buonanotte, visto che sono le 22:38 minuti primi, lunedì 17 agosto, e poi così sentiamo anche Alessandro, visto che anche lui si occupa non solo di regia televisiva, di programmi di Liscio, di format, con la Pamela, sì. Così, allora, diamo prima la buonanotte, perché noi abbiamo ancora 9 minuti, purtroppo, e 11 secondi. Allora, Maria, grazie per essere rimasti con noi. Guarda, mi ha fatto veramente un piacere immenso alla Medeo Minghi.
Grazie, puoi mettere giù. Ringrazio a voi e ringrazio Laura anche dell'amicizia. Io ringrazio te, mi ha fatto molto piacere conoscerti. Grazie Laura, anche per me è stato un grande onore. Eccoci, molto okay, bene. Ti auguro una buona notte. Grazie, un forte abbraccio. A te Maria ciao, Grazia Laura. E ricordati il nuovo ciao, gruppo grazie, ciao, Maria Grazia, ricordati il nuovo gruppo di Loris, si chiama La Radio di Loris, il nuovo Loris. Gruppo hai capito? Ci sei anche tu comunque. Eh beh, io sono amministratore. Bravo. Solo purtroppo che ho okay. tempo sai, con quello, sì. quello ciao, che posso ciao. Ciao, grazie, grazie ciao, allora, ciao. Presto ciao, che tardi ciao. Allora, Laura, puoi ricordare i contatti mentre che io provo a chiamare, devo fare tutto, conduzione tecnica, il nostro regista Brusa, eccolo. Ecco, ricordi i tuoi contatti, Laura? I miei contatti? Sì? Mi trovano su Facebook. Ecco. Pronto? Eccoci qua, caro. In diretta o no? Sì, allora, Laura? Laura? Sì. Dimmi. Ecco, abbiamo il regista in questo momento. Allora, buonasera, mentre che tu... signor regista. Ecco, mentre che buonasera, tu... Buonasera a tutti. Eccoci. La Maria Grazia ha già riattaccato perché lei deve andare a fare altri 7 chilometri in montagna, allora l'abbiamo abbandonato un attimo. E abbiamo parlato di nulla, di niente, così a ruota libera, però c'era la Laura Monti, prima che stava spiegando i suoi contatti, eccetera, che la potete trovare ovunque, su web, sui social, parlavamo anche la differenza del liscio. Vuoi spiegarglielo di nuovo, Laura? Ci sono due scuole di liscio. Una si chiama la scuola del Zaclen, che sarebbe quella romagnola. E poi c'è quella invece della Filuzzi, che sarebbe stata quella del dopolavoro di Bologna, no? Appunto, sì. Io so che c'è stata un'origine appunto di ballerini che ballavano al suono di alcuni jazzisti di Bologna, insomma, ecco, che è nata in questo sistema. Era una cosa, il Filuzzi era un dopolavoro, quello che ho capito, no? E invece per quanto riguarda lo Zaclen è stata una cosa più importante. Lui era un violinista ed era il violinista di Arturo Toscanini, suonava nell'orchestra di Cesena e poi quando era a casa praticamente aveva il suo gruppo e andava in giro a fare musica tradizionale e se tu guardi su YouTube comunque trovi ancora delle persone che suonano le cose storiche dello Zaclen ed è stato l'inventore praticamente del termine del liscio perché la gente ballando scivolava con le scarpe sulle arci di legno e si sentiva questo e allora lo chiamavano lo sbriscio ed è diventato liscio, ecco. E oggi si devono anche proprio le fondazioni delle prime balere, è stato lui a inventare le balere. Eccoci, allora cosa ne pensi Alessandro? No, penso che è interessante l'origine del discorso liscio, anche perché io allora sapevo una cosa sbagliata. Ma infatti anch'io non avevo le idee chiare. Io che ho conosciuto Raul Casadei, che abbiamo fatto un programma su Video Regione assieme a Sgabanasta, eccetera, mi diceva lui, anzi l'ha detto lui nella puntata, diceva che lui il termine liscio deriva da Casadei. Che a un certo punto durante la serata ha detto vai col liscio e di lì il termine è diventato di uso comune. Sì, lì è diventato di uso comune, ma proprio il termine ballo liscio deriva dallo sbriscio, dalla scivolata sì, della scarpa. Ci sono state queste due cose che combinate insieme. E me sai chi è stato il primo che me l'ha detto? È stato Mauro Ferrara. Ma pensa a te. Ah, sì. Ecco, perché guardavamo, eravamo io e lui e Mirko Mariani. Conosci Mirko Mariani, quello della Garrinta? Sì, certo, famosissimo. A
Allora, Mirko Maria, eravamo là che guardavamo i ballerini da giù, dal palco, e che lui ci spiegava appunto, sentendo questo rumore, ci spiegava l'origine del termine sbriscio, liscio, hai capito? Non a caso nella pista viene messo anche del talco per scivolare meglio. Infatti, certo, ma perché? Perché bravo. La suola delle scarpe non deve fare attrito, deve scivolare. Esatto. Però sarebbe giusto rilanciare tutta questa cosa, un vostro patrimonio culturale, Sì, esatto. Infatti le nuove generazioni, Alessandro, non sono a conoscenza. Tu che produci anche dei format televisivi, e anche in un programma di Filuzzi Liscio, se vuoi ricordare anche gli appuntamenti, su dove? Vabbè, adesso stanno andando in onda le repliche. Vabbè, comunque, a settembre. A settembre sul canale 90 per tutta l'Emilia Romagna, siamo al mercoledì in diretta dalle 19 fino alle 20:30. Ma io non prendo tutti in pista. E che cos'hai? Ospiti i vari fisarmonicisti che fanno le cose di Venturi, che fanno le cose abbiamo, di sì, abbiamo degli ospiti. Le Borghi. Sì, ma noi siamo spostati anche verso molto la Romagna, quindi abbiamo anche degli ospiti delle orchestre romagnole. Quindi tu hai notato che il loro liscio tradizionale è diverso da quello della Fiuzzi? Ah, certo. La differenza c'è. Perché appunto... Il bello è c'è, se guardi su YouTube, perché l'ha postato Romagna Vive, io collaboravo con Romagna Vive, per quello anche tante cose le so, e l'ha postato che c'è un dialogo fra Learco e Gian Ferrari, che era un vecchio rappresentante della Pinti, e Bruno Alelli, che invece era una cantante romagnola, no? E loro si dicevano appunto che Il ballo emiliano è più passeggiato e invece il ballo romagnolo è più veloce, è più di corsa, hai capito? Sì. Poi c'è anche una differenza nei brani cantati, perché dopo la modernizzazione ha portato non solo i brani strumentali, ma a cantare sopra ai valzer, alle mazurche, eccetera. Allora, io ad esempio... Sì. Io ad esempio sto riprendendo con un fisarmonicista, stiamo facendo un duo a distanza e facciamo il repertorio di Castellina con Irene Vioni. Fantastico, praticamente... signori, io vi devo salutare perché termina qui la notturna TAU. Ringraziamo Laura Monti, Maria Grazia e Alessandro Brusa. Salutate pure anche voi, avete 28 secondi 11 decimi. Sì, anche la Zecchina dice che dobbiamo chiudere, signori, mi spiace, ma è gelato in combe. Vabbè, parleremo un'altra volta, scusa. Volentieri, siamo in rosso, vedi Zecchina, siamo in rosso. Va bene, salutiamo tutti, grazie, rimanete con noi, la linea ritorna alla rete mondiale. Ciao a tutti. Ciao, a presto, ciao. Con voi e noi, letteralmente Radio Yoga Network. Per contatti, radioyoganetwork@gmail.com. E ti senti in forma. Desiderio, un'idea, un consiglio? Bene, scrivete a radioyoganetwork@gmail.com e non sarà più un miraggio.